Allenatore dell'Inter, che proprio con un gol del nuovo straniero e con un secondo dell'altro tedesco Matheus ha superato il Cesena dinanzi ad un pubblico meno numeroso del previsto e forse a causa di biglietti rincarati ben più di quanto il calcio estivo meriti. Rete di Klinsmann dunque, ma solo alla fine del primo tempo, durante il quale per la verità il Cesena non ha affatto sfigurato nel confronto ed anzi con conclusioni di Agostini e di Gelain ha chiamato ad interventi strappa applausi il portiere azzurro Zenga, coccolato in tribuna dallo sguardo di vicini. Matheus gli ha dato una mano, poi respingendo sulla linea un tiro di Gelain. Ma l'Inter di Trapattoni non si è lasciata impressionare, alla prima vera occasione i nerazzurri sono passati. Berti ha pescato libero Klinsmann e la conclusione del tedesco è stata imprendibile per Sebastiano Rossi. Nella ripresa l'Inter ha mutato volto con gli inserimenti tra gli altri di Matteoli, Bergomi e Morello. Dopo nemmeno 20 minuti Matteoli ha mandato Matheus in gol, così. Fidando sul mestiere dei suoi uomini migliori e tra tutti Domini, Esposito e Piracini, il Cesena ha potuto però ridurre le distanze e su calcio di punizione di Domini, Malgioglio non ha trattenuto, Djukic ha potuto realizzare. Un elemento da tenere d'occhio questo slavo, da quando è a Cesena ha sempre segnato. In questo stesso stadio domenica l'Inter affronterà in torneo la Torpedo di